In molti mi chiedono perché vivo ancora in Sicilia. A generare uno strano effetto non è solo il fatto che un bambino siciliano abbia deciso di vocare la propria vita al jazz, ma anche il fatto che questo bambino, diventato poi ragazzo, abbia deciso di viverci in Sicilia. Per molti, insomma, questi aspetti rappresentano un'eccezione. Ma oggi, qui con voi, vorrei condividere tre validi motivi affinché quella che è solo un'eccezione possa diventare una regola, una vera e propria regola di vita. Il primo motivo per restare è semplicissimo, per mantenere la propria identità. Sono tantissimi giovani che sono costretti a emigrare per motivi lavorativi. Ovviamente non mi riferisco a coloro i quali lo fanno per libera scelta, per gusto personale, per ambizione. Parlo di chi si sente obbligato a farlo per paura di non riuscire a realizzarsi. Certo, viaggiare è meraviglioso, conoscere nuovi luoghi, nuove culture, nuove idee. Ma chi lo fa? Perché crede di non avere alternativa, rischia di perdere le proprie radici, la propria identità. E io credo fermamente che questi due aspetti siano una ricchezza inestimabile su cui costruire la propria personalità e da cui partire per creare qualcosa di nuovo ed eccezionale. Si dice sempre che il jazz sia nato dall'incontro di più culture. Quello che non si dice è che insieme ad africani ed ebrei sia stata proprio la tradizione bandistica siciliana a far nascere questo genere musicale. E allora io, proprio in onore, in memoria di queste radici che fortunatamente non si sono perse, voglio suonare per voi una mia composizione che si intitola La Banda.
C'è un altro motivo per cui un giovane dovrebbe pensare di restare nella propria terra d'origine, per cambiare ciò che lo circonda. Così tante persone parlano di andare via, emigrare, scappare, che spesso vediamo chi rimane come uno sconfitto e chi invece va via come chi ce l'ha fatta. Io ovviamente non sono d'accordo. Conoscere il mondo può contribuire a migliorare noi stessi, ad ampliare i nostri orizzonti, ma può anche servirci per migliorare il contesto da cui proveniamo e in cui viviamo. Io per esempio viaggio moltissimo, ma poi sento l'esigenza di fare base in Sicilia perché ho deciso di coinvolgere nel mio progetto di vita anche la mia comunità. E c'è una cosa che mi rende particolarmente orgoglioso: il Jazz Festival della mia città natale, Vittoria. Siamo ormai arrivati alla 7ª edizione e il livello è internazionale. E vi assicuro che da direttore artistico non potrei essere più fiero di come il jazz sia diventato ormai una ricchezza di tutti. Un genere di nicchia che piano piano appassiona sempre più persone. Ed è proprio appunto con l'invito a migliorare il contesto che ci circonda che voglio suonare per voi un'altra mia composizione che ha proprio questo spirito, che ho scritto ispirandomi a questo concetto. E il titolo è Recreating. C'è un altro motivo per cui provare a restare è necessario. Spesso chi vorrebbe restare non lo fa perché teme di sentirsi solo, ha paura di non essere supportato, aiutato, sostenuto. Io credo che non cerchiamo abbastanza. Se facciamo le cose veramente bene, prima o poi ci imbatteremo in qualcuno che è disposto a mettersi in gioco al nostro fianco, ad aiutarci, a sostenerci. Forse dovremmo provare a cercare meglio vicino a noi, piuttosto che partire per posti lontani. E a tal proposito credo che a volte basti dare un buon esempio per ricevere delle risposte sorprendenti. Insomma, per concludere, credo che restare e non accontentarsi possano benissimo andare d'accordo. E quindi con la speranza di festeggiare tanti successi di chi ha avuto il coraggio di restare, di chi ha il coraggio di restare, che vi saluto con un'altra mia composizione che si intitola La Festa.
Thank you.